sono ancora alcuni concetti che sono importanti, fondamentali dell'analisi della deformazione che dobbiamo ancora vedere, va bene? Facciamo come al solito sempre un po' il punto della situazione riscrivendo alcune equazioni che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. L'equazione fondamentale che ci serve è quella là che dice quanto vale, la formula che ci fornisce il valore dello spostamento in un punto Q0 appartenente all'intorno di P0 in funzione dello spostamento del punto P0, ok? Che è sempre la stessa formuletta ed è questa qua, U del punto Q0 è uguale alla U del punto P0 più W dx più epsilon dx, ok? È inutile che ripetiamo le solite cose: traslazione rigida, rotazione rigida, cambiamento di forma, ovviamente sempre pensando che il gradiente di H sia infinitesimo, sotto questa ipotesi, va bene? E quello che abbiamo scoperto è che epsilon, che naturalmente è la parte simmetrica del gradiente di spostamento, cioè è un mezzo di H più H trasposto, va bene? E in realtà, voglio dire, in termini di spostamento lo possiamo scrivere in questo modo: U con 1 derivato rispetto a 1, un mezzo U con 1 derivato rispetto a 2, più U con 2 derivato rispetto a 1, un mezzo U con 1 derivato rispetto a 3, più U con 3 derivato rispetto a 1. È simmetrico, quindi qua naturalmente avremo di nuovo un mezzo, U con 1 derivato rispetto a 2, U con 2 derivato rispetto a 1, qui abbiamo U con 2 derivato rispetto a 2, e qui un mezzo, U con 2 derivato rispetto a 3, più U con 3 derivato rispetto a 2. Ancora, simmetrico, un mezzo, U con 1 derivato rispetto a 3, più U con 3 derivato rispetto a 1, qui abbiamo un mezzo U con 2 derivato rispetto a 3 più U con 3 derivato rispetto a 2 ed infine U con 3 derivato rispetto a 3. Va bene, questa è la matrice rappresentativa del tensore di deformazione infinitesimo scritto in termini proprio di spostamenti, le derivate degli spostamenti. Poi abbiamo introdotto le misure di deformazione, abbiamo introdotto tre misure di deformazione: dilatazione lineare, scorrimento angolare e variazione volumetrica. Queste erano le tre misure di deformazione che abbiamo introdotto e abbiamo scoperto, abbiamo interpretato le componenti di questa matrice in funzione di queste misure di deformazione che abbiamo introdotto, e quindi abbiamo scoperto che questa matrice la possiamo in realtà scrivere in funzione delle misure di deformazione che abbiamo introdotto, e quindi sulla diagonale principale c'era delta 1, scriviamola così, delta 2, delta 3, va bene? E quindi rappresentano, delta 1, delta 2 e delta 3 sono uguali a queste quantità, va bene? Il che significa che queste tre quantità rappresentano le dilatazioni lineari lungo la direzione 1, 2 e 3, va bene? E fuori diagonale abbiamo gli scorrimenti angolari, in particolare abbiamo la metà degli scorrimenti angolari tra le dimensioni coordinate, cioè qua abbiamo un mezzo gamma 1, 2, qui abbiamo un mezzo gamma 1, 3, qui abbiamo ovviamente un mezzo gamma 1, 2, qui un mezzo gamma 2, 3. È simmetrica, quindi qua un mezzo gamma 1, 3, un mezzo gamma 2, 3. Va bene, quindi abbiamo la stessa matrice di deformazione infinitesima riportata in termini delle derivate degli spostamenti, come propriamente definita, e poi riportate anche in funzione delle misure di deformazione che abbiamo introdotto. Va bene? Ok. Allora, un'altra cosa che dobbiamo un attimo imparare a fare è questa. Immaginiamo che io sto nel solito punto P0, va bene? E voglio calcolare la deformazione lungo una certa direzione n. Bene.
Allora, ovviamente posso fare sempre nello stesso modo, cioè posso pensare a P0 al suo intorno, l'intorno di P0, cerco di farlo in questo caso per fatto di disegno proprio, cerco di farlo circolare, va bene? D'accordo? Prendere un vettore dx che è questo, in maniera tale da, come al solito, trovare il famoso punto Q0, va bene? E vedere, quello che vogliamo fare è valutare la deformazione lungo la dilatazione lineare lungo la direzione dx, ok? Questa direzione dx è la stessa direzione di n, adesso scusatemi, nel disegno non rendeva giustizia, la aggiustiamo un pochino, è parallela, eccola qui, questa è la direzione n, parallela a dx, bene? In maniera tale che n altro non è che dx diviso la norma di dx, bene? E come al solito noi abbiamo anche che la norma di dx la chiamiamo del 0. Ok? Va bene. Per fare questa operazione ci converrebbe cercare di ricordare quello che abbiamo fatto quando abbiamo cercato di capire che questa quantità era esattamente la dilatazione lineare lungo 1, va bene? Rifare gli stessi passaggi, però lungo una direzione qualsiasi, la direzione n e non la direzione 1. Ora, rivediamo quello che abbiamo fatto rapidamente e riapplichiamo gli stessi concetti, la stessa procedura, ma nella direzione generica, ok? Allora, lo faccio nella lavagna di sotto, eh? Ricordiamoci, noi abbiamo detto siamo nel punto P0, così abbiamo fatto la volta scorsa, eh? Abbiamo un sistema di coordinate x1, x2 nel punto P0, prendiamo un vettore dx disteso lungo l'asse x1, questo era il nostro vettore dx, vi ricordate? Va bene? E quando abbiamo fatto il vettore dx abbiamo dopodiché determinato il vettore dy trasformato del vettore dx, va bene? Ed era questo. Va bene? E abbiamo detto che la norma di dx era esattamente uguale a del 0, va bene? Mentre la norma di dy era del. Va bene? D'accordo? E in questo modo noi poi potremo calcolare la dilatazione lineare lungo la direzione 1, va bene? Come la differenza tra dl e dl0 rapportata su dl0. Questa è l'operazione che abbiamo fatto noi, va bene? E il punto un po' delicato era quello di calcolare questa, questa norma di dy, va bene? Perché? Perché conteneva dei termini non lineari e noi abbiamo linearizzato la formula, va bene? Lo ricordiamo. Questa norma di dy, riguardiamocela un attimo, a che cosa era uguale? Abbiamo calcolato il dy, adesso non voglio rifare tutti quanti i passaggi che abbiamo fatto la volta scorsa, ma abbiamo calcolato il dy, ce l'abbiamo sugli appunti, lo possiamo andare a rivedere, abbiamo calcolato il dy, poi abbiamo fatto la radice quadrata delle componenti della dy al quadrato e ci veniva appunto questa formula non lineare, diciamo così, e poi l'abbiamo linearizzata facendo lo sviluppo in serie e fermandoci al primo termine. E facendo questa operazione quanto veniva questa norma? Aiutatemi, veniva 1 più u con 1 derivato rispetto a 1 per del 0. Così? Veniva così. Allora, cerchiamo di capire questa formuletta nell'ambito di questo disegnino.
D'accordo. Allora, immaginate cioè di fare questa operazione, togliere il modo rigido che abbiamo ottenuto per passare dal dx al dy. Quindi riportiamo il dy in corrispondente del dz, togliamo questo modo rigido. Allora, riportando il dy depurato del modo rigido, abbiamo questo vettore qui, lo vedete? Questo sarebbe il dy traslato, va bene? Io con abuso di notazione ancora lo chiamo dy, d'accordo? E questa norma dovrebbe essere questa lunghezza, ok? Allora, se guardiamo bene questa formula che cosa ci dice? Ci dice in realtà che questa norma, questa lunghezza, no? È uguale a la lunghezza iniziale dl0 più questa quantità qua, la vedete? Se volete possiamo fare un altro passaggio così è più comodo, dl0 più u con 1 derivato rispetto a 1 per dl0. Ok? Allora, cioè, da un punto di vista grafico, diciamo, questa lunghezza è uguale a questa lunghezza è uguale a questo più questa quantità qua. Ok? Più questa quantità qua. La vedete? Questo è quello che ci sta scritto. Ricordiamoci, possiamo ancora fare un altro passaggio su questo che fa diventare ancora più chiaro questa dl0 più epsilon 1 1 dl0. Va bene? Allora, l'epsilon 1 1 è esattamente di nuovo l'allungamento lungo la direzione 1, va bene? Quindi questa lunghezza qua sarà dl0, ok? Questo è il dl0 per epsilon 1 1, lo vedete? E in realtà quello che noi facciamo è che approssimiamo questa lunghezza qua alla sua proiezione, ok? Diciamo che la lunghezza dl, questa, del vettore dy, in realtà non è altro che uguale a questa lunghezza qua, cioè alla sua proiezione lungo la direzione 1. Ci siete? In altri termini, se vogliamo, possiamo allora dire che questa cosa la possiamo scrivere come dy proiettato lungo l'asse di x1. Il versore dell'asse x1 l'avevamo chiamato k1, se non sbaglio. Prodotto scalare k1. Va bene? E quindi, in definitiva, il nostro dl, questo è dl, lo possiamo calcolare così, e cioè come il vettore trasformato proiettato sulla direzione del vettore iniziale. Ok? Ci siamo? Ok. Allora, questo teniamolo in mente. Perché lo applicheremo esattamente nella, come dire, per capire la deformazione lungo la generica direzione m. Ok? Allora, benissimo. A questo punto immaginiamo di stare di nuovo in questa configurazione, va bene? Abbiamo il punto P0, il punto Q0, questo è il vettore di x, va bene? Per effetto della semplice variazione della forma del nostro intorno, va bene? Immaginiamo di voler calcolare lo spostamento di Q0 per effetto della sola variazione della forma dell'intorno, depurandolo di tutto il moto rigido, cioè della traslazione e della rotazione. Lo depuriamo completamente. E quindi, se volessi calcolare lo spostamento di questo punto qui, immaginando appunto di depurarlo da queste due quantità, dovrei calcolare lo spostamento dovuto solo alla epsilon. Quindi avrei un vettore qui,
lo disegno così, che in questo momento lo chiamo U, va bene? D'accordo? Che è il vettore di spostamento, ma guardate, il vettore di spostamento io voglio che dipenda solo da questa quantità, dalla variazione della forma, non da tutto il resto. Quindi questo è U, sarà uguale a epsilon dx. E dx l'ho scritto come epsilon n del 0. Naturalmente che dx si possa scrivere in questo modo lo capiamo da queste formule qua, va bene? Perché lo vediamo da qua, dx è uguale a n per la norma di dx, ma la norma di dx è del 0, ok? Quindi da queste qua possiamo anche dire, se vogliamo, che dx è uguale a n del 0. Va bene? Allora, se volessi calcolare la deformazione lungo questa direzione qua, che è la direzione di n, come dicevamo all'inizio, bene, che cosa dovrei fare? Lunghezza finale meno lunghezza iniziale diviso la lunghezza iniziale. Va bene? E quindi il problema, come al solito, è calcolare questa lunghezza finale. Va bene? E ovviamente siamo esattamente nelle stesse ipotesi di piccolezza che abbiamo fatto quando abbiamo fatto tutta questa operazione per interpretare le componenti del tensore di deformazione infinitesimo. E quindi la lunghezza finale del vettore dy, che sarebbe questo, lo vedete? Lo possiamo vedere come la proiezione del dy lungo la direzione di n. Cioè, in realtà, possiamo fare come lunghezza iniziale finale, possiamo prendere questa quantità. D'accordo? E non questa. Sulla base del fatto che siamo in un mondo infinitesimo, diciamo così. Va bene? Ci siete? E allora che significa? Significa che quanto è grande questa distanza da qui a qui? Quanto vale questa distanza qua? Eccola qui, quella che per noi è il dl. Questo dl per noi, eccolo qui, lo possiamo scrivere come, scrivo qui sotto, dl sarà uguale a questa lunghezza qua, che è il dl0, lo vedete? Più quest'altra lunghezza qua, che altro non è che la componente lungo la direzione di n, questa è la direzione n, come al solito, del vettore u. Ci siamo? Beh, a questo punto facciamo un po' di sostituzioni, nel senso che la u la prendiamo da questa formuletta qui e la sostituiamo qua dentro e ci vedrà dl0 più epsilon n scalare n dl0. Scusate, sì, è così, okay. Va bene? E siamo pronti a questo punto per fare il solito calcolo, eh? Io voglio calcolare la dilatazione lineare lungo la direzione n generica. Che cosa devo fare? Devo fare dl meno dl0 diviso dl0. Va bene? Allora, dl mi è data da questa espressione qui e quindi sarà uguale a dl0 più epsilon n prodotto scalare con n per dl0 meno dl0 tutto diviso dl0. Va bene?
dl meno dl0 diviso dl0. Al posto di dl ho messo queste espressioni qui, 1 e 2, meno dl0 diviso dl0. Ok? Naturalmente dl0 e dl0 se ne vanno, numeratore e denominatore si semplificano, eh? E noi abbiamo che tutto questo non è altro che uguale a epsilon n scalare n. Allora questo ci dà un'informazione molto importante, e cioè di dire, guarda, se tu conosci la matrice di deformazione infinitesima, cioè conosci la epsilon, beh, e vuoi calcolare la dilatazione lineare in una qualsiasi direzione, basta che fai questa operazione qui. Ok? Ci siamo? Allora, io questa operazione qui, anche se penso che possa essere intuitiva, no? Operativamente come si debba fare, la voglio fare esplicitamente. È un po' noioso farla esplicitamente, però almeno una volta insieme facciamola. Va bene? Allora, cancelliamo questo di sotto. Allora, niente, sto nel mio punto P0, ho una certa direzione n, va bene? N ovviamente è un vettore che ha le tre componenti n1, n2, n3 lungo le tre direzioni x1, x2, x3, bene? E ovviamente quello che deve accadere è che n abbia norma unitaria, eh? È un versore, bene, un vettore a norma unitaria, quindi vuol dire che la radice quadrata di n1 quadro più n2 quadro più n3 quadro deve essere uguale a 1, va bene? È un versore. A questo punto voglio calcolare la dilatazione lineare lungo n. Dilatazione lineare lungo n è uguale a epsilon n scalare n. Vediamo qual è l'operazione realmente che devo andare a fare, eh? Tra queste matrici e questo, tra questi vettori e questa matrice epsilon. Allora, la matrice è questa. E guardate, la scrivo in termini di componenti di epsilon, cioè epsilon 1, 1, 1, 2, 1, 3 e così via. Va bene? Quindi scrivo epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon 2, 1, epsilon... Ma qua posso mettere 2, 1 o... Oh. Lasciamo 2, 1 per il momento. Epsilon 2, 2, epsilon 2, 3, epsilon 3, 1, epsilon 3, 2, epsilon 3, 3. Perché mi sono un attimo fermato quando ho scritto epsilon 2, 1? Perché so che la matrice epsilon si media, quindi io qua posso scrivere epsilon 2, 1 o epsilon 1, 2, la stessa cosa ovviamente, sono la stessa quantità. E questo va moltiplicato per n1, n2, n3. E il risultato di questa operazione, questa è una matrice applicata su un vettore, il risultato di questa operazione è un vettore, e il vettore va in prodotto scalare con un altro vettore, che è sempre n1, n2, n3. N1, n2, n3. Facciamole almeno una volta queste operazioni, eh? Va bene? Insieme. Allora, facciamo prima, ovviamente è banale quello che dico, però non vi confondete, eh? Non possiamo fare prima il prodotto scalare e poi fare lo spazio. Le operazioni vanno fatte nella logica giusta. Vettore, matrice applicata su un vettore, il risultato è un vettore, questo vettore va in prodotto scalare con un altro vettore. Non si può fare altrimenti, va bene? Non si può fare altrimenti. E quindi questa operazione matrice su un vettore non significa altro che riga per colonna. Riga per colonna, riga per colonna, ok? E allora facciamo il primo vettore, risultato di questa operazione, matrice su un vettore, e questo ci verrà epsilon 1 1 n1 più epsilon 1 2 n2 più epsilon 1 3 n3. Avete visto? Ho fatto questo per questo, più questo per questo, più questo per questo. Ci siete? Avete visto anche voi di là? Sì? No. Ho fatto questa operazione fatta così, eh? Questo per questo, più questo per questo, più questo per questo.
riga, colonna. Ok? Adesso faccio seconda riga per la colonna, sempre. E quindi verrà epsilon 21 n1 più epsilon 22 n2 più epsilon 23 n3. Ed infine, terza riga per la colonna, che ci verrà epsilon 31 n1 più epsilon 32 n2 più epsilon 33 n3. E tutto questo, cioè questo vettore che abbiamo ottenuto, va in plotto scalare di nuovo con un vettore di componenti n1, n2, n3. Allora faccio n1, n2, n3. E questo è uguale, lo scrivo qui sotto. Ovviamente, se diciamo il risultato della prima operazione, vettore per matrice, scusatemi, per il vettore, mi dà un vettore, bene? E alla fine a questo punto tengo il prodotto scalare tra due vettori, il risultato di questa operazione mi dovrà dare uno scalare, ovviamente, bene? È un numero, e infatti è la dilatazione lineare, deve essere, d'accordo, che è un numero, uno scalare. E quindi dobbiamo fare così, prendere tutta questa quantità, moltiplicarla per n1, prima da quest'altro lato ci vedono anche loro, quindi tutta questa quantità moltiplicata n1 più tutta questa quantità moltiplicata n2 più tutta questa quantità moltiplicata n3. Beh, facciamolo una volta, dai. Allora, sarà epsilon 1 1 n1 epsilon 1 2 n2 epsilon 1 3 n3, tutto quanto per n1, più epsilon 2 1 n1 epsilon 2 2 n2 epsilon 2 3 n3, tutto per n1, poi ancora più epsilon 3 1 n1 epsilon 3 2 n2 epsilon 3 3 n3, tutto per n1. Va bene? Possiamo a questo punto ricordare che epsilon 1 2 ed epsilon 2 1 sono la stessa quantità, perché questo tensore è simmetrico, e quindi possiamo riscrivere, diciamo, la dilatazione lineare come epsilon 1 1 n1 al quadrato, questo e questo, vedete, n1 quadro, ok, più epsilon 2 2 n2 al quadrato, sto mettendo questo termine qui, ok, poi metto il termine epsilon 3 3 n3 al quadrato. Poi che cosa avrò? Avrò epsilon 1 2 n2 per n1, ma anche epsilon 2 1 n1 per n2, e sono la stessa quantità, va bene? Quindi è due volte la stessa cosa, quindi più due volte epsilon 1 2 n1 n2, va bene? Poi avrò epsilon 1 3 n3 n1 e qui epsilon 3 1 n1 n3, e sono due volte la stessa quantità. Ed infine ho due volte anche questa quantità qua, epsilon 2 3 n3 n2, perché qua ho il 3 2 n2 n3. Va bene, questo era appunto per vedere con la formula esplicita quanto valeva la dilatazione lineare lungo una generica direzione, che è definita naturalmente dalle tre componenti di questo versore. Per avere questa quantità, ovviamente noi dobbiamo conoscere tutti i numeretti che stanno qua dentro, cioè tutte le componenti di questa matrice epsilon. Ok? Se li conosciamo, possiamo sapere la deformazione in una qualsiasi direzione. Ovviamente, se per esempio, facciamolo a mente questo calcolo, non vale la pena neanche scriverlo,
Se per esempio io scelgo n, questo versore n, con un versore fatto così, 1, 0, 0, cioè lungo la direzione x con 1, qual è il risultato che mi deve venire? Non guardiamo la domanda, qual è il risultato? Se io scelgo 1, 0, 0, qual è il risultato che mi deve venire? Mi deve venire epsilon 1, 1, tutti i resti non mi viene niente. E infatti vediamo se è vero. Allora, se è 1, 0, 0, questo sarà 1, questo sarà 0, questo sarà 0, questo sarà 0, questo sarà 0 e questo sarà 0. E ci rimane solo epsilon, ovviamente. E così via. D'accordo? Ci dà la dilatazione lineare lungo la generica direzione. Va bene? Ok. In realtà è interessante anche calcolare non solo la dilatazione lineare lungo la generica direzione, ma anche lo scorrimento angolare per due direzioni fra di loro ortogonali, ma generiche e non quelle del sistema di riferimento. E quindi vediamo cosa succede quando vogliamo andare a calcolare a questo punto lo scorrimento angolare. Va bene? Allora io faccio qualche piccola modifica su questo grafico che già abbiamo, cancello quello che sicuramente non serve. Va bene? E appunto considero due direzioni, diciamo così, due direzioni del nostro punto. Queste due direzioni le prendo tra di loro ortogonali. Questa è la direzione n1, questa è la direzione n2. Va bene? In maniera tale che dx1 è uguale a n1 del 0 e dx2 è uguale a n2 del 0. Allora, questo sarà il vettore che ho disegnato qui, è il vettore dx1, che è lungo la direzione n1, va bene? Poi individuo anche un vettore qui, che chiamo dx2, bene. In realtà, scusatemi, ma negli appunti c'è, diciamo, delle notazioni un pochino diverse, ma oramai lo scrivevo così, lasciamole così, insomma, si può capire lo stesso. E allora lo spostamento U, no, di questo punto P, Q0, scusatemi, individuato dal vettore dx1, spostamento dovuto come al solito solo alla parte della pura deformazione, cioè del cambiamento di forma del nostro intorno, lo possiamo scrivere come abbiamo fatto prima, così U, questa volta lo chiamiamo 1, bene, per dire che corrisponde a dx1, uguale a epsilon dx1, bene, ovvero in altri termini, se vogliamo, epsilon n del 0. Analogamente noi andiamo in questo punto qui individuato dal vettore dx2 e anche in questo punto andiamo a calcolare lo spostamento dovuto al solo cambiamento di forma del nostro intorno. Quindi questo spostamento, mettiamo sia questo, e lo indico con U2, e sarà uguale a epsilon dx2. Ok?
epsilon di x di y. Bene. E come al solito al posto di dx2 posso andare a sostituire n2 del 0. Bene. Ricordiamoci, devo rifare il disegno su come abbiamo determinato gli scorrimenti angolari nelle direzioni coordinate del nostro sistema, oppure ci ricordiamo la funzione di cosa. Cerchiamo di ricordarci, va bene? Per trovare, no, quando noi introducevamo una certa gamma, va bene, tra due direzioni, questa gamma tra le due direzioni è la differenza di due angoli, vi ricordate? Allora, in questo caso facciamo gamma di n1, n2 è la differenza di due angoli. L'angolo iniziale, che in questo caso ovviamente è sempre pi greco mezzi, come abbiamo scelto noi, pi greco mezzi, meno l'angolo attuale, l'angolo alfa. Ma questa differenza, cioè è la differenza tra pi greco mezzi e l'angolo che a deformazione avvenuta staccano le due direzioni trasformate, la possiamo calcolare come la somma di due angoli, vi ricordate? Teta, si chiamavano, adesso si chiamavano 1,2 più teta 2,1, nel caso che abbiamo visto la volta scorsa. Va bene? Sto cercando di fare questa operazione, io ho queste due direzioni, adesso cerco di farle parallele a quelle che stanno qui, non sono venute tante parallele, li aggiustiamo un pochino, vediamo se riusciamo a farle più parallele. Immaginiamo che sono perfettamente parallele, no? Questa è la direzione di n1, questa è la direzione di n2, e questo è l'angolo pi greco mezzi che inizialmente staccano fra di loro. Bene, a deformazione avvenuta queste due rette si saranno trasformate in altre due direzioni, questa e questa, e questo è l'angolo alfa. Va bene? D'accordo? Quindi noi dobbiamo fare pi greco meno alfa, pi greco mezzi meno alfa, ok? E questo lo possiamo calcolare come la somma di questi due angoli, e vedete che abbiamo chiamati teta 1, 2 e teta 2, 1. D'accordo? D'accordo? Questo, come l'abbiamo fatti a calcolare questi due angoli alla fine? L'abbiamo calcolati semplicemente vedendo le due componenti del vettore u con 1 e u con 2. Va bene? Questo è il vettore u con 1, questa è la componente del vettore u con 1 lungo la direzione ortogonale ad n1, va bene? E invece è questa è la componente di u con 1 nella direzione di n1. Va bene? Quindi questa componente qui è la componente 2, cioè è la componente lungo la direzione 2, vedete, parallela a questa, di questo vettore di spostamento u con 1. Quindi questa qua è quella che noi possiamo chiamare u1, prodotto scalare n2, ok? Questa componente qui, ok? Analogamente questa componente qui altro non è che u2 prodotto scalare n1, ok? Quindi questo prodotto scalare ci fornisce questa componente qui, quest'altro prodotto scalare ci fornisce quest'altra componente qui. Va bene? Allora, come calcolavamo questi due angoli? Li calcolavamo pensando che il rapporto tra
dovevamo fare il rapporto tra questo e questo, ricordate? E questo rapporto ci dava l'arco tangente dell'angolo, ovviamente. Dovevamo fare poi l'arco tangente, scusate, questo rapporto ci dava la tangente, poi per calcolare l'angolo dobbiamo fare l'arco tangente di questo rapporto, va bene? Però per noi le deformazioni infinitesime, le rotazioni erano infinitesime, tutto era molto piccolo, confondavamo. Quindi, se vogliamo calcolare questi due angoli, eccoli qua, questi sono i due angoli, questo angolo è il teta 1, 2, come riportato qui, bene, e quest'angolo qui è il teta 2, 1, bene, il teta 1, 2 sarà uguale a teta 1, 2, questo qui, quest'angolo qui, è uguale a questo diviso questo. Ci siete? Eh? A questo, questa componente diviso questa lunghezza, d'accordo? Tanto lo confondiamo con la tangente all'angolo, quindi il teta 1, 2 sarà uguale a u con 2 scalare n1, bene, diviso questa lunghezza qua. Ma quant'è questa lunghezza? È la norma di dx2 in questo caso, che è sempre delle 0 e diviso delle 0. Ok? L'angolo invece teta 2,1 a che cosa sarà uguale? Sarà uguale a questa componente di questo vettore, questa è la componente di questo vettore, questa componente diviso questa lunghezza come al solito. Ok? E quindi sarà uguale a u 1 scalare n2 diviso del 0 che è la lunghezza iniziale. Va bene? Ci siamo? Dopodiché, se vogliamo calcolare questa gamma, la gamma tra n1 ed n2 è uguale, abbiamo detto, a teta 1, 2 più teta 2, quindi dobbiamo sommare queste due quantità. Ok? Cioè dobbiamo fare u con 2 scalare n1 diviso L0 più u con 1 scalare n2 diviso L0 del L0. Ci siamo? Ma u con 1 l'avevamo appena calcolato, era uguale a epsilon n 1 del 0. Bene, quindi lo possiamo sostituire al posto di u con 1 che sta in questa formula, e u con 2 anche l'abbiamo calcolato, è epsilon n 2 del 0, e lo sostituiamo qua dentro. Va bene, quindi che cosa viene? Viene tutti i del 0 ovviamente si semplificano. E qua ci viene epsilon n2 scalare n1. Il del 0 si semplifica con questo del 0. Più epsilon n1 scalare n2. Ci siete, ci siamo fin qui? Sì? Ma epsilon è una matrice simmetrica. Essendo una matrice simmetrica, accade che se facciamo epsilon n2 scalare n1 oppure epsilon n1 scalare n2, ci viene esattamente la stessa quantità, proprio perché è simmetrica. Va bene? E quindi vuol dire che questa cosa non è altro che due volte epsilon n1 scalare n2. Allora, che cosa abbiamo scoperto allora? Che se noi abbiamo due direzioni n1 e n2 fra di loro ortogonali, bene, e vogliamo conoscere lo scorrimento angolare nel punto P0 tra queste due direzioni,
qualora conoscessimo completamente tutta quanta l'intenzione di deformazione epsilon, infinitesimo epsilon, basta fare questa operazione. Ok? Basta fare il doppio di epsilon applicato a n1, il risultato in prodotto scalare con n2. Va bene? Allora, credo che sia inutile che rifacciamo anche in questo caso tutta l'operazione, è un'operazione estremamente simile a quella che abbiamo fatto prima. L'unica cosa, l'unica differenza è che, quali sono le differenze? Vogliamo calcolare un gamma, ci vuole un 2 davanti, dobbiamo mettere un n1 e un n2 che sono fra di loro differenti, però nel proseguo dell'operazione è esattamente lo stesso, devo fare la matrice applicata a n1, il risultato in prodotto scalare con n2. Si fanno più o meno gli stessi passaggi naturalmente e si ottiene il risultato. Va bene? Guardate, è importante che questo passaggio qui finale che ho fatto, è importante ricordarsi che questo è un passaggio che si può fare se e solo se la matrice è simmetrica. Se epsilon non è simmetrica, questo non si può fare. Però per fortuna nostra è definita in maniera simmetrica, perché era la parte simmetrica di H del gradiente di spostamento, quindi certamente è simmetrica del gradiente. E quindi lo possiamo fare. Va bene? Insomma, con questo abbiamo calcolato anche la dilatazione lineare e lo scorrimento angolare in direzioni generiche, va bene? E non solo lungo gli assi coordinati. Va bene? Ci siamo? Vogliamo fermare un attimo?